Siamo con Francesco Pasquale che si occupa proprio delle risorse umane all'interno dell'azienda Bosch qui in Italia. Come funziona la selezione proprio delle risorse umane? Allora, la selezione delle risorse umane avviene tramite i canali tradizionali, quindi tramite internet, cioè il nostro sito www.bosch.it, in cui il candidato può mandare il proprio curriculum e il nostro ufficio di risorse del personale esaminerà il curriculum. Abbiamo diversi progetti, possiamo dire i programmi per l'inserimento di personale all'interno della nostra azienda. Bosch, non cerchiamo soltanto personale per la Bosch di Bari, ma cerchiamo personale per tutti quanti i nostri stabilimenti in tutto il mondo, perché per noi appunto della Bosch, che siamo una multinazionale, la multinazionalità è un valore, quindi cerchiamo di intervistare persone e anche inviare i nostri curriculum e le nostre competenze anche all'estero, in altri siti produttivi. Quali sono le figure professionali che ricercate di più? È un'azienda manifatturiera, è un'azienda meccanica, ricerchiamo soprattutto livelli ingegneristici, profili ingegneristici, soprattutto ingegneria meccanica, però abbiamo diversi settori nella nostra azienda, settore anche logistico, anche di controllo di gestione, di finanza, del personale, in cui ricerchiamo profili di altri livelli, di altre qualità. I requisiti base? I requisiti base sono i classici requisiti, la lingua inglese sicuramente, un'esperienza all'estero è importante, una capacità di lavorare in team e una capacità di sintesi, oltre alle competenze specifiche del settore, quali, come ho detto, ingegneristici o di altri profili in cui stiamo cercando. Questa è un'esperienza emblematica. Bosch e Getrag due anni e mezzo fa volevano chiudere dalla Puglia, lasciare 1500 persone a casa e andarsene, andare in Messico dove il costo del lavoro è notevolmente inferiore. Noi li abbiamo convinti a rimanere, hanno fatto un progetto di ricerca qui che noi abbiamo cofinanziato con un contratto di programma, oggi assumono sia Bosch che Getrag, assume Alenia, l'avviso pubblico è adesso su tutti i quotidiani, sono società che quindi investendo sulla ricerca, investendo sull'innovazione hanno ampliato le loro attività e sono diventate ancora più competitive sul mercato. Questo è successo alle grandi imprese che abbiamo citato, ma è successo anche alle piccole imprese che magari si sono riconvertite. Ci sono piccole imprese che stanno investendo nell'aerospazio sulle fibre, ci sono piccole imprese che dal tessile fanno sedili per gli aeromobili, per gli aerei, ci sono piccole imprese che oggi abbiamo visto che producono materiali medicali. Allora, tutto questo comporta anche nuove assunzioni di personale specializzato, qualificato, che noi evitiamo di voler esportare. Questo è il risultato della Puglia, quello che si chiama insomma piccolo miracolo pugliese. Non nasconde le difficoltà, non nasconde la crisi e il livello alto di disoccupazione. L'importante è non rassegnarsi e questo padiglione dimostra che c'è tanta attività proprio perché tante persone si mettono a servizio dei giovani disoccupati o di chi il lavoro diciamo ce l'aveva e l'ha perso e ne cerca un altro e si vuole mettere in gioco.